Oggi è proprio una giornata di merda. Ciao vecchio mio, sono ben 40 minuti che mi sono svegliato e sono già a girare questo video e non ho assolutamente voglia. Questa è la verità, vuoi che sia trasparente? Sono trasparente vecchio mio, sono 40 minuti e non ho assolutamente voglia di fare questo video, ma te lo faccio perché ho responsabilità maggiore alla mia, non voglia di svegliarmi. E ti dico di più, sono una marea di più le volte che io non ho voglia di svegliarmi rispetto a quelle che ho voglia di svegliarmi. Sai, no? Sai la cosa del fatti l'abitudine, sveglio di puntuale, casato, c'è l'obiettivo e così via. Ecco, io oggi ancora sono più i giorni in cui mi sveglio e non ho voglia di alzarmi, vorrei rimanere a letto e dormire ancora un paio di ore rispetto a quelli in cui mi sveglio, sai, tipo pimpante, salto giù dal letto, voglio di fare. Questa è la normalità, quindi smettila di idolatrare magari le persone che sono la sua, loro si svegliano in orario, puntuali, alla prima sveglia non la rimandano mai, perché vecchio mio, non è così. Non è così, non è così. E oggi è uno di quei giorni più che mai. Anzi, sai quante sono le volte in cui mi sveglio? Immaginati la scena, immaginatela, vecchio. Mi sveglio così, apro gli occhi e dico: perché mi devo svegliare oggi? Perché mi devo svegliare oggi? Sai quelle giornate che dici: cazzo, c'ho 16.000 cose da fare, incastrati gli appuntamenti, le cose, incontri, quello, e poi devo andare pure a cena. No, no. E dici: perché mi devo svegliare oggi? Dici: cazzo, faccio veramente fatica a trovare delle buone ragioni. Ecco, sono state e sono, e sicuramente saranno un sacco, ed è proprio quello il motivo per cui mi mangio la giornata dopo. Perché mi metto lì e dico: perché oggi mi devo svegliare? E trovo un senso al perché oggi mi devo svegliare. Quindi, primo step è uno, ok? Quando sono le giornate di merda, ok? Il primo step è accettare che sia partita con una giornata di merda. Accettare il problema è il primo step per andare poi a risolverlo. Accettare che ci sia una situazione difficile è l'unico modo per trovarci delle eventuali soluzioni. Quindi, quando ti svegli una giornata di merda, come oggi per me, è importante, uno, accettare che sia partita così e dire: oggi è partita una giornata di merda. Bene. E poi evitare invece di fare come la maggior parte, che dice: è una giornata di merda, e va avanti fino a mezzanotte e dire: è una giornata di merda. Questo è un grave, fottutissimo cazzo di problema. Perché capisci che tu vai avanti tutto il giorno a dire, come quelli che hanno i problemi, parlano dei loro problemi, no? E continuano a ingrandire questi problemi. Tu continui a svegliarti, è una giornata di merda, e a tutti dici: oggi è una giornata di merda, oggi è una giornata di merda. Invece devi riconoscere tu che è una giornata di merda, accettare che lo sia e andare avanti. Anche perché, diciamocelo, le giornate di merda fanno parte del gioco. Quindi, se tu sei una di quelle persone che spera che tutti i giorni vadano bene, o che tutti i giorni tu debba svegliarti sul pezzo, stop questo punto di vista qua, perché ti stai facendo del male da solo. Si chiama proprio flagellarsi. Hai in mente, no? Voglio del meglio, facciamo così. Ecco, se tu tutte le volte che hai una giornata negativa, o ti svegli male, o pensi che tu sia sfortunato, sfigato, ecco, vedi, questo è una gravità. Perché? Perché tutti, Giorgio compreso, sottoscritto, ha questi risvegli magari un po' difficili. Ha fatto degli sogni negativi, come si dicono, degli incubi, queste cose qui. Va benissimo, nessun problema. Quindi il primo step è riconoscere che fa assolutamente parte del gioco. Lo step numero due è ricordarti che questi giorni sono quelli che ti fanno. Cosa vuol dire? Ti creano come persona. Ecco, di nuovo, no, tu devi avere assolutamente, perché te lo dico io, e ci tengo che tu lo faccia se vuoi, no? Come secondo me, perlomeno, eccellere e crescere. Devi assolutamente pensare in maniera diversa dalla maggioranza delle persone, no? Quindi la maggioranza delle persone cosa farebbe in una giornata di così negativa, eh? Lo sai. Tu invece devi avere questo tassello, questo file mentale che ti dice: alt, è iniziata così, decido io ora come va. Quindi ti ripeto quello che dicevo prima, proprio perché riconosco che è iniziata come una giornata di merda, io mi tiro sulle maniche molto più di questo e vado al 600%, proprio perché riconosco quello e proprio perché riconosco che oggi io, rispetto alla maggioranza, devo incrementare il ritmo. Quindi sono questi giorni che ti insegnano come fare quando sei in difficoltà, ti insegnano come tirare avanti quando non hai voglia di farlo. Cioè, è proprio qui la differenza, vecchio mio, lo capisci? Cioè, cazzo, è proprio qui. Falla tua questa cosa qui, ok? Anche perché fa parte del gioco, come dicevo prima. Anche perché tu arrivi nel mondo del business, magari, dove hai la maggior parte del tuo cervello, cioè, se volessimo renderlo tipo, no, un'immagine, che è negativa, che non ha le informazioni corrette, che ha delle credenze negative, che pensa che ci sia scarsità, bla bla. E quindi è assolutamente normale che tu ci prenda dei giorni in cui il tuo cervello, che per il 90%, mettiamo caso, si è riempito di quelle informazioni, ti debiliti.
È normale, è fisiologico. Come puoi tu pensare che oggi inizi a fare business, domani, oh sì, domani mi sveglio, sono sicuro di me, così via, sono tutte giornate stupende, oggi vinco sempre. Quindi accetta queste cose qui, perché accettare è il primo step per poter andare oltre. Secondo concetto di letale importanza è quello di avere un tuo meccanismo mattutino, che magari devi crearti, sai, devi leggerti dei libri, poi scopri che i libri non funzionano un cazzo per te, devi leggere altri libri, anche gli altri libri non funzionano, poi in realtà 6 mesi dopo rileggi quel libro là, ok, comunque devi prendere delle informazioni in modo da riuscire a creare quello che è un tuo meccanismo in cui tu la mattina ti svegli, a prescindere da come ti svegli. Bene, male, medio, un cazzo, non importa. A prescindere da come ti svegli, la trasformi nella tua giornata. Quali sono questi meccanismi? Un po' sono psicologici e sono dei concetti che ti ho già spiegato e altri che saranno tuoi personali che troverai. Ma la seconda è una routine in pratica. Quindi cosa fare? Cosa fai tu la mattina affinché ti ricentri? Cosa intendo con ricentri? Eviti di pensare che è una giornata di merda oppure eviti di pensare che è tutto bello, ma dici ok, oggi cosa devo fare? Come fai a ritrovare il focus tu? Quali sono i meccanismi che tu utilizzi? Trovali. Per esempio, ti dico il mio. Ed è tra l'altro uno che utilizzano tantissime persone di enorme, enorme successo. Io non tanto così confronto a loro, cioè tipo proprio così. Queste qua sono, non le conosco neanche. E queste persone qui fanno la doccia la mattina. Fanno la doccia, prova. Ok, perché è importante farsi la doccia? Magari non fare la doccia, non fare la doccia, magari trovi altri modi, vai a correre, fai quello che preferisci, beviti un cocktail, magari questa volta ti sveglia la mattina. Perché in doccia tu puoi ricentrarti, puoi evitare di vedere solo il positivo, il negativo, puoi trovare la tua strada, puoi trovare chi sei tu, puoi ricentrarti sugli obiettivi, perché oggi devi spaccare tutto, perché oggi devi far bene, perché oggi devi migliorare, qualunque cosa sia, però questo è importante che tu abbia dei meccanismi, delle routine, che ti trovi tu, devi testarli un po'. PS, ecco perché la maggior parte della gente non arriva mai a fare successo, perché? Perché ne prova uno, ok, non funziona, ne prova due, non funziona, cioè non fa per me. Quando invece bisogna provarne 30, come ho fatto io, per poi trovare quello che funziona per te. Il fatto è che per trovarne 30, magari devi provare 1 anno e mezzo, 2 anni, 2 anni e mezzo. Ecco perché la gente no, nel lungo periodo smette spesso, perché non si dà abbastanza tempo, semplicemente quello, per trovare la soluzione giusta per lui. Un terzo parametro, un terzo, come dire, punto di attenzione che vorrei che tu avessi è quello di, in quelle giornate lì, tu capisci molto bene quali sono le cose che ti spingono a ottenere, vuol dire, uno stato emotivo positivo oppure non ti spingono. Cioè, se tu ti svegli una giornata di merda come me oggi, tu oggi capisci bene, cioè io oggi ho capito bene cosa sono le cose che mi motivano, cosa sono le cose che mi riportano on track, no? Sul pezzo. Quali sono le cose che mi aiutano a focalizzarmi meglio, qual è la mia abitudine, qual è. Ok. Capisco anche quelle che invece non mi fanno fare questo. Quindi le giornate di merda in realtà sono veramente pazzesche. Sono le migliori che tu possa avere, vecchio mio. Sono le migliori. Perché sono quelle dove A, la maggior parte della gente non andrebbe avanti, continuerebbe a pigrire nel letto. E B, invece, sono quelle che se tu superi, tu ti conosci a dei livelli colossali. Cioè, tu arrivi a fare un grado di consapevolezza dove tu non esiste che hai delle giornate positive e negative. Sono tutte delle ottime giornate. Vuoi fare un anno pazzesco quest'anno? Tu vuoi avere in quest'anno, questo mese, un anno pazzesco? Devi avere 12 mesi pazzeschi. Come fai ad avere 12 mesi pazzeschi? Devi avere 12 volte, 30, 31, 28 giorni pazzeschi. Chi la pensa così trova il modo di vincere ogni giorno. Perché oggi è l'unico giorno buono che c'è per vivere al massimo. Oggi. Quindi a nessuno effettivamente interessa perché il mondo non si relaziona con sentimenti. Se oggi è una bella giornata, una brutta giornata o di merda per te, quello che conta è che tu l'accetti, trovi la tua routine. Okay, trovi i tuoi meccanismi. Tre, ti conosci durante questo processo. Si chiamano test days, i giorni di merda. I giorni di test si chiamano. Quelli in cui l'universo, Dio, Allah, chi tu vuoi, ti guarda e ti dice: vediamo se ti meriti il successo. È come se ti stessero guardando, no? Il successo ti guarda e ti dice: ma vediamo se mi meriti. Vediamo se superi questa giornata per 70 volte di fila. La superi in un anno 70 volte, te lo sei meritato, tieni. Ok? Questo è un meccanismo mentale, se ci pensi. Un ragionamento che tu metti in pratica per dire: oh, cazzo, oggi è la mia giornata. Oggi è la mia giornata. Anche perché in queste giornate qua, la cosa con cui tu uscirai più di tutte, più che soldi, più che relazioni, no, 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 no. La cosa con cui tu uscirai più di tutte è la confidenza. Confidenza. Hai in mente quando tu vedi una persona che entra nella stanza, nel bar, nel locale, dici: wow, quello lì, quella lì. Ecco, sono persone che magari quella stessa mattina si sono svegliate di merda come me oggi. Però ha detto: today is a great day, life is good,
trovo il modo e me la vado a prendere. Come conclusione di questo breve video semplice, che spero che ti faccia riflettere su certi aspetti, ragionare su altri aspetti e fare azione soprattutto, quello che sarà la conclusione che tu arriverai a fare dopo un percorso dove devi attraversare test days, quindi giorni di merda, e queste cose qui, qual è? È il fatto che tu non avrai più bad days, saranno tutti dei great days, ok? Tutti, perché tu deciderai di fare ogni giornata la miglior giornata. E so che tu dici, ah, ma questa roba è motivazionale. Io ti dico, che lo sia o non lo sia, a me non me ne frega proprio niente. L'importante è che io ho oggi, e oggi lo massimizzo, quindi make bad days good days. Always.